Buon anno a tutti quanti, buon 2018. Come sono andate le feste? Come è andata Natale, Capodanno, la Befana, anche se fra due giorni la Befana, perché oggi è il 4 gennaio. Quanto avete mangiato? Quanti sensi di colpa avete? Quanto volete subito mettervi in forma? Beh, per mettervi in forma tante persone stanno pensando alla dieta e che cosa devono lasciare. Oh cielo, non so come mettermi in dieta. Invece il movimento, ragazzi, il movimento è quello che vi darà i risultati desiderati. Allora, in questo video qua sopra in angolino c'è un bianco i dove io darò 5 video per ritrovare, per ripartire, uno per i principianti, per le persone a livello intermedio e poi un livello avanzato, ma anche non avanzato considerando che probabilmente non avete fatto niente sotto Natale e di conseguenza dobbiamo partire bello calma. Ma io quello che mi fa impazzire in questi giorni, ascolto tantissime persone: devi fare la dieta, allora devo mettermi in riga, allora devo fare queste cose, e state guardando la situazione in modo sbagliato, lo state guardando dal rovescio negativo del disco, no? Cioè il lato A, che è quello best seller, e il lato B che vabbè, non lo ascolto perché tanto non è la canzone preferita da tutti. Ma voi dovete pensare quanto è una figata ritrovarvi la forma fisica e non dal punto di vista estetico, perché dal punto di vista estetico, per carità, ce n'è, ok? È bello sentirsi l'addome, insomma, un po' più piatto, le cosce che te ce stanno, punto vita che c'è, più stretta, più figa, più tonico, più d'acciaio. Però la verità è questa, ragazzi: come ti senti quando sei in forma? Come ti senti quando comandi il tuo corpo e lui ti risponde? Avete visto su Instagram quando io vado a fare la verticale? Ci ho messo mesi, se non anni, per fare questo verticale. L'ho sempre voluto fare, mi sono messa a fare yoga, mi sono messa a potenziare le braccia, il core, gli addominali. Infatti, se guardate le mie abdominal challenge, vedrete che sulle mie abdominal challenge c'è tantissimi core work, ok? Io faccio circa 7 minuti di plancia senza fermare tutti i giorni o quasi tutti i giorni, e questo mi ha aiutato a dare quell'equilibrio necessario per arrivare alla verticale, ok? Così proviamo di rovesciare tutto i vostri pensieri, tutte le vostre convinzioni, e andiamo a guardare la figata che è di diventare in forma. Innanzitutto non ti fatichi, e comunque dai ragazzi, andiamo, balliamo, e tutti quanti dicono: Gilles, non ti stanchi mai? Certo che mi stanco, dormo anche come un ghiro quando è il momento, ma godo la vita perché sono sempre in movimento. Due, ci avete presente quelle vecchie macchine anni 60, 70 che tu vai a dare un comando allo servosterzo, o non vai a sterzare, e fai così, e poi la macchina comincia a girare, e poi ti metti in una macchina nuova, magari a noleggio, o compri una nuova macchina del nuovissimo gamma di qualunque Nissan, non lo so, Ferrari, Fiat, Toyota, non importa la marca, e tu fai tac boom e si sposta la macchina. Il comando talmente tarato, talmente sensibile, tutto va, e diventa una gioia guidare quella macchina, o sbaglio? Diventa una figata a guidare quella macchina, ho ragione o sbaglio? Diventa una figata di guidare quella macchina o no? La risposta è sì. Allora, quello che ti voglio arrivare è: cominciamo a vedere quando ti senti meno intossicato da metalli pesanti, e quando ti senti meno intossicato perché c'è troppo zucchero, e quando ti senti meno intossicato perché il grasso crea infiammazione nel vostro corpo, che vuol dire anche problemi dell'artrite, problemi delle articolazioni. Se noi cominciamo a sentirci bene, disintossicarci, disinfiammarci, andare a alcalinizzare il corpo, e cominciamo a sentirci più leggeri e più coerenti, concentrati e chiari e limpidi, diventa un'altra cosa. Non pensate alla dieta come una rinuncia, pensate alla meta, pensate a arrivare a quella meta più sano, più concentrato, più leggero, più tonico, più funzionante, con un comando del corpo che va oltre ogni immaginazione, ragazzi, perché è così, liberando il corpo dalle tossine e dandolo un bel po' di muscolo, perché è qui che risiede il vostro metabolismo, vedrete tutto cambia nel vostro corpo. Allora, io volevo partire perché sento tutti fissarsi con la dieta come se fosse una rinuncia. No, mangiando bene è una vincita, è una cosa che fai per tuo corpo, per guadagnare grandissima salute. Non, oh mamma mia, sembra che la salute è una cosa nocivo alla vostra felicità. No,
La salute porta gioia, porta energia, porta tutto, porta veramente tutto. Allora oggi per 2018 ecco i vostri consigli, allenamenti per voi, mettetevi all'opera, cominciate a allenarvi tutti i santi giorni, anche 5 minuti, non vi preoccupate perché con 5 barre 10 minuti al giorno non entrerà in super allenamento, anche se gli altri treno oggi non ti alleni tutti i giorni. Però io sto parlando di 10 minuti al giorno, ragazzi, magari non dovete fare 2 ore al giorno o un'ora di qualcosa strampalate al giorno, ma 10 minuti al giorno tranquillamente non entrerete in super allenamento. E con questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video insieme.